Quando tornai a Roma dalla Gallia e dalla Spagna, il Senato decretò che si dovesse consacrare un'ara alla pace augustea nel Campo Marzio e ordinò che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero ogni anno un sacrificio. L'Ara Pacis è il magnifico scrigno marmoreo che il Senato fece erigere tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare il ritorno di Augusto dalle campagne di Gallia e di Spagna, ma soprattutto per inaugurare quella che Virgilio aveva definito l'età di Saturno o Aurea Aetas, ovvero una nuova fase di pace e di conciliazione nella storia romana, ancora segnata dai profondi traumi della guerra civile. È un altare votivo sul quale è probabile che lo stesso Pontifex Maximus Augusto celebrasse i sacrifici nelle festività più solenni. L'Ara Pacis è sempre rappresentata nei libri di storia per la famosa processione della Gens Iulia, che ci colpisce anche perché la figura del protagonista, Augusto, è molto poco visibile. Ciò che resta non è che un frammento, tanto che il primus inter pares, e quello che per noi è l'epicentro visivo della scena, pare essere piuttosto il suo amico fraterno e braccio destro, Agrippa. Augusto, il cui volto è mancante, porta la corona civica e alza sulla testa il velo pontificale, mentre Agrippa, amatissimo suo genero e coetaneo al quale aveva dato in sposa la sua unica figlia Giulia, abbassa lo sguardo, fermo e paterno, in atteggiamento di humilitas. Davanti a lui sclano i flamines, gli alti sacerdoti che Augusto aveva pienamente reintegrato nelle loro funzioni e il cui tratto distintivo era il copricapo sormontato da una corta verga che aveva sulla punta un minuscolo filamento di lana detto apex. Agrippa segue il victimarius, che impugna l'ascia con cui l'animale sacrificale verrà abbattuto. Al suo fianco vi è la donna più importante della famiglia, la cui identificazione ancora non è sicura. Potrebbe infatti trattarsi di Livia, la moglie di Augusto e madre di Tiberio, il giovane che le è accanto. Oppure potrebbe anche trattarsi di Giulia, moglie di Agrippa e figlia di Augusto. Dopo la sua morte, la morte del marito, ella sarà forzata dall'imperatore a sposare proprio Tiberio, che succederà ad Augusto come secondo imperatore di Roma. Giulia tiene per mano Gaio Cesare, suo figlio ed erede designato di Augusto, che morirà precocemente lasciando un vuoto ereditario molto grave che si aggravò ulteriormente con la morte del fratellino più giovane Lucio. Ma l'Ara Pacis non è soltanto uno straordinario documento storico, è una delle opere d'arte più perfette ed emozionanti che ci può capitare di vedere.